Intanto do subitissimo la parola a Giancarlo Dall'Aglio, Commodity Trading. Innanzitutto buongiorno, ben ritrovato sulle fonti Giancarlo Dall'Aglio. Buongiorno Alessandra, un saluto a tutti. Ti chiedo un commento generale: è questo lockdown che spaventa i mercati a tuo avviso, e poi naturalmente andiamo a commentare ecco anche le materie prime, o ci sono altri motivi? Perché ripeto, abbiamo assistito nel mezzo della pandemia a nuovi massimi storici strapitosi sia dagli Stati Uniti che dall'Europa. Ma il lockdown spaventa soprattutto perché chiaramente potrebbero interrompersi attività produttive. Sul petrolio è evidente che il lockdown incide perché si interrompono tante tratte aeree, e sappiamo insomma quanto conti avere una situazione di rete aerea perfettamente funzionante per la domanda. Tornando un attimo indietro, Alessandra, mi hai chiesto un commento generale. È vero che gli indici fanno nuovi massimi, però c'è anche paura dell'inflazione, e lo vediamo perché per esempio sul Nasdaq ieri tutti i titoli ad alta crescita o quasi erano in rosso, mentre avanzavano gli elefanti, le FANG, e cioè i titoli ad altissima capitalizzazione che hanno meno bisogno di approvvigionarsi sul mercato dei prestiti. E quindi naturalmente che paura c'è? C'è paura che la Fed magari possa dover intervenire a un certo punto in maniera aggressiva, alzando i tassi prima del previsto, e questa è una cosa che spaventa i mercati. Qui ci sono due scuole di pensiero. Una scuola di pensiero che dice attenzione, perché a un certo punto si gira tutto e avremo storni del 20-25% sugli indici, e l'altra scuola di pensiero, quelli degli inguaribili ottimisti, che invece dicono no, non si torna più indietro, ormai si crescerà ad oltranza, ma sappiamo che questa categoria di persone spesso poi nei momenti critici si è trovata in grande difficoltà. Quindi ciò che bisogna fare è guardare i movimenti, guardare i prezzi, e soprattutto in questa fase guardare i dati macroeconomici e cosa farà la Fed. In settimana Bullard della Fed ha detto che bisogna intervenire già più aggressivamente a dicembre, aumentando il tapering a 30 billion per mese, in modo da terminarlo già in pochissimo tempo e poi poter procedere subito dopo il primo trimestre del 2022 con un aumento dei tassi, mentre anche all'interno stesso della Banca Centrale Americana ci sono altri governatori che dicono invece che bisogna andarci molto cauti e procedere per step, esattamente come ha detto Powell nell'ultima riunione. Insomma, c'è un po' di confusione, soprattutto sulla parola temporanea, inflazione transitoria, temporanea. Bisognerà vedere se insomma le banche centrali riescono a gestirla in questo modo, oppure se l'inflazione prenderà ulteriormente il sopravvento. Sicuramente un indicatore, come al solito, sono i prezzi dell'energia. Infatti andiamo subitissimo a vedere cosa succede con il petrolio in questo caso, ma vedo che anche invece il gas naturale è al rialzo dello 0,86%, ma questa quotazione negli States, in Europa scende del 4%. Io vorrei iniziare dal petrolio, ovviamente fortemente impattato da questo annuncio per quanto concerne l'Austria. Poi diciamoci anche la verità, l'Austria è un paese, soltanto uno all'interno dell'Unione Europea, non vorrei dire nemmeno dell'Eurozona, perché vorrei espandere il nostro range di viaggi, il nostro range di paesi. Anche in Germania potrebbe esserci una stretta, per il momento però si parla solo di una stretta regionale, anche se il ministro della salute chiede forse anche un lockdown generalizzato. Però non lo so se i paesi europei si possano permettere di fare di nuovo il lockdown generalizzato dopo una campagna vaccinale così importante a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Intanto, tornando sul petrolio, questo effettivamente in che modo possa impattare il petrolio, non solo di breve termine, anche di medio? Sì, questo impatta sicuramente, come ho detto in apertura, ma impattano anche le dichiarazioni sia della International Energy Agency americana, che dice che mette sul mercato una parte delle scorte, circa 1,5 milioni di barili al giorno, per ripristinare l'offerta e poi ritornare pian pianino a quella offerta completa di 13,2 milioni barili, che era la produzione ante pandemia, quindi fino a gennaio del 2020. Dall'altro lato l'OPEC, che se da una parte conferma i 400.000 barili di aumento della produzione, è poi intervenuta diverse volte con alcune dichiarazioni tutte a senso unico, e cioè nel 2022 chiuderemo il gap di produzione lasciato aperto, quando addirittura
ad aprile-maggio 2020, quando tagliarono 9,7 milioni di barili insieme alla Russia. Insomma, un'enormità. Pian pianino si ripristinerà questa produzione, però queste due affermazioni giunte praticamente in contemporanea, quella degli americani e quella di OPEC Plus, ha sicuramente contribuito a questa discesa dei prezzi del petrolio. C'è anche da dire che c'è una situazione di stagionalità, lo dico da settimane, Alessandro, l'abbiamo detto anche qui, e cioè l'ultimo trimestre dell'anno normalmente vede il minimo della domanda di petrolio per i 12 mesi durante l'anno, il suo picco è durante l'estate con la driving season. La shoulder season invece è una stagione in cui si immettono scorte. Fino adesso la domanda è stata talmente forte, non supportata da un'offerta adeguata, che abbiamo visto spesso per settimane scorte in calo, sia nel report del EPA sia nel report, quello classico del mercoledì. Adesso potremmo vedere una situazione in controtendenza proprio con l'arrivo della stagione fredda. Sicuramente tecnicamente alcuni supporti importanti, per esempio quello di 78,70, 78,50 su scadenza dicembre, sono stati rotti, rottura anche di una importante media mobile molto guardata dagli operatori in commodity, la media mobile a 50 periodi, rotta anche questa, però diciamo che il petrolio può scendere ancora, ma a 74/72 potrebbero esserci nuovi acquirenti se non arrivano prima. In questo momento queste dichiarazioni di OPEC e Stati Uniti forse sono arrivate col timing sbagliato, senza considerare che c'era un peggioramento della situazione sanitaria che a mio avviso era ampiamente prevedibile, anche in funzione, anche in questo caso, della stagionalità, perché insomma con l'inverno sappiamo che arrivano le influenze, i raffreddori, e naturalmente c'è più possibilità per il Covid di propagarsi. No, infatti assolutamente sì, volevo capire appunto se sono stati considerati questi fattori anche degli stessi Stati Uniti. La Cina ha liberato un po' di scorte, almeno quello su indiscrezioni stampa. Gli Stati Uniti vogliono fare la stessa cosa, c'è un'azione comune, non si tratta solo di un paese ma di tanti, e nello stesso tempo chiedono all'OPEC di aumentare la produzione. Ma perché, se stiamo appunto, se ci stiamo trovando ancora in questa situazione di emergenza pandemia? Dico una cosa un po' fuori dal coro generale, questo aumento della produzione arriva anche per raffreddare l'inflazione, perché le banche centrali cominciano a temere che l'inflazione non sia transitoria, e allora abbassare il prezzo del petrolio e abbassare i prezzi in genere attraverso varie manovre, il lockdown è una di queste. Non so se ricordi, ma era arrivata da parte di qualche dirigente governativo tedesco l'ipotesi di effettuare dei lockdown mirati, dice, facendo questi lockdown si raffredda l'inflazione. Attenzione, perché se poi i lockdown arrivano per raffreddare l'inflazione, significa che il mondo poi è cambiato completamente, insomma. Però certo, effettivamente, se ci sono restrizioni e se si aumenta la produzione del petrolio, c'è un rallentamento dell'inflazione e quindi un grande sospiro di sollievo per i governi e le banche centrali. Ecco, volevo chiedere, si può fare una previsione di breve termine, cioè da qua a fine anno, sul petrolio? Allora, se lo guardiamo tecnicamente, per come è l'andamento attuale, direi che il petrolio può continuare a scendere. Il punto di arrivo finale potrebbe essere 72, guardando sempre la scadenza dicembre. È chiaro che c'è tanto spazio, però sul petrolio siamo stati abituati anche in passato, soprattutto nei momenti di aumento della volatilità in discesa dei prezzi, ad assistere a sedute da meno 3, meno 4 dollari. E quindi, insomma, considerato che adesso siamo a 77,5, non è tanto lontano poi in fondo questo livello. Allora, invece volevo capire se in questo contesto, soprattutto inflazionato, questo contesto di volatilità, questo contesto insomma di incertezza che continua ovviamente a girare attorno alla pandemia e non soltanto, l'oro non avrebbe dovuto esserci già i 1900 dollari all'oncia? Da un lato sì, però ricordiamo che l'oro, che in questo momento ha messo il vestito buono, quello del bene antinflazione, poi ne ha un altro, quello del bene rifugio,
Questi sono insomma i due ruoli preferiti dell'oro. Per mesi e mesi l'oro ha ignorato completamente l'inflazione ed era correlato inversamente con il dollaro americano ed inversamente con i rendimenti obbligazionari. Si è decorrelato da questi due asse, in particolare si è decorrelato dall'andamento del dollaro americano, che sappiamo che in questa fase sta guadagnando posizioni, ha rotto anche delle resistenze importanti, il dollar index, l'euro dollaro ha un punto di atterraggio a mio avviso molto più basso rispetto ai livelli attuali, e quindi l'oro sta andando un po' per conto suo, quindi sì, forse ci arriverà a 1900 dollari per oncia, soprattutto se rimane questo flusso in arrivo sugli ETF, se rimane l'attenzione degli operatori con le cripto che si stanno sgonfiando un po', il Bitcoin che sta ritracciando, insomma, l'oro ritorna in auge. Allora, invece per quanto concerne l'argento, stiamo vedendo l'argento oggi in calo dello 0,03%, anche il rame invece guadagna l'1,17%, un mercato senza alcun dubbio molto interessante, quello del rame. Però prima un parere sull'argento e volevo capire come mai l'oro, che effettivamente è il bene, come dire, d'eccellenza antinflazionistico, ha completamente ignorato l'inflazione. Eh sì, capita che in alcuni momenti i mercati ignorino alcuni mercati ignorino completamente determinate dinamiche, poi all'improvviso il mercato se ne accorge o comunque ci dà più importanza, ci dà più peso e quindi mette i soldini lì dove magari dovevano essere già messi da tempo. Questo riguardo l'oro, il perché l'abbia ignorato probabilmente ci si rifaceva al vecchio discorso dell'oro in calo quando c'è tapering, cioè il mercato si aspettava che prima o poi sarebbe iniziato il tapering, vedeva i rendimenti obbligazionari che cominciavano ad alzarsi, oggi vengono tenuti comunque ancora artificialmente bassi dagli acquisti della Banca Centrale Americana e delle altre banche centrali, ovviamente anche quella europea, però ecco, poi ha cambiato idea perché c'è questo elemento in più. Nel 2013 non c'era inflazione, anzi, si era in un regime completamente diverso, deflazionistico. Oggi invece la situazione cambia e quindi si premia l'oro. L'argento sta seguendo esattamente lo stesso iter rispetto al metallo giallo, è un metallo soprattutto industriale, però in questa fase è molto correlato all'oro e quindi anche alle dinamiche di inflazione. E per quanto concerne invece il rame che va Ecco. effettivamente contro tendenze, cioè in forte rialzo attualmente l'1,24% a 4,34%. Sì, il rame è molto interessante, lo sto seguendo con particolare attenzione, Alessandra, perché il rame è una delle commodity che voglio comprare per il medio-lungo periodo. Beh, mi sembra Passa ragionevole. la riforma per le infrastrutture negli Stati Uniti con un ammontare enorme, ancora una volta. Però ci sono state tre sedute consecutive al ribasso importante del rame che avevano fatto anche rompere dei supporti di breve che mi avevano lasciato un po' così e quindi non, per il momento non ho preso decisioni perché la sensazione era che la Cina stesse entrando per calmierare un'altra volta il prezzo del rame. Ricorderai che qualche mese fa la Cina già era intervenuta dicendo pubblicamente venderemo 20 o 30 mila tonnellate delle nostre scorte di rame per calmierare il prezzo. Lo ha fatto con il rame, lo aveva fatto anche con altre commodity, lo ha fatto con le agricole e quindi la Cina, come al solito, è un po' ago della bilancia. Queste tre sedute consecutive al ribasso mi avevano fatto pensare a vendite importanti da parte di qualche operatore mani forti, e la Cina è sicuramente un grande big e quindi insomma mi ero un attimo raffreddato. Le ultime due sedute, cioè quella di ieri e quella di questa notte, nottata asiatica, invece sembra che stiano riportando il rame almeno nel trading range precedente. In ogni caso, per il medio-lungo periodo, per me il rame è da comprare sui supporti.
Io volevo invece capire proprio da parte tua, stavo guardando ovviamente le breaking news che sono completamente focalizzate sui lockdown, su Twitter si parla solo di lockdown e praticamente non soltanto, poi ricordiamo che l'Austria è semplicemente un paese per il momento, la Germania si tratta per il momento di chiusure regionali, quindi non si deve andare, ecco, verso il panico, a mio avviso, almeno per il momento, però volevo capire se avresti delle altre segnalazioni interessanti a livello sempre di materie prime, naturalmente lasciando a parte le principali materie prime e metalli preziosi di cui ne parliamo sempre. Sì, Alessandra, secondo me restano molto interessanti le granaglie. In particolare ti segnalo che la soia 3 giorni fa ha rotto un importante trend line ribassista che durava da 5 mesi di trend e l'ha rotta con particolare violenza. Questo perché ancora una volta potrebbe aver influito non solo l'incontro fra Biden e il leader cinese, in cui alla fine non si è detto granché, ma soprattutto le dichiarazioni successive dei cinesi, di esponenti del governo cinese, che hanno detto che per loro accumulare commodity agricole e in particolare grano, mais e soia è fondamentale per l'equilibrio alimentare interno. La Cina sappiamo che era già intervenuta diverse volte nelle ultime 3 settimane con ordinativi importanti. Il prezzo dei fondamentali sulla soia è decisamente più basso, andando a guardare scorte finali e il rapporto fra scorte ed utilizzo, lo colloco in area 1150-1100, siamo a 1260 in questo momento, per cui direi che quando sfogherà questo movimento, che è anche motivo a mio avviso, la soia potrebbe essere una commodity da shortare, da prendere al ribasso. Grazie mille, Giancarlo Dall'Aglio, Commodities Trading, grazie per essere stato con noi, buon weekend ovviamente, alla prossima settimana. Anche a tutti voi, un saluto a tutti, grazie.